Progetto. Titolo. Come usare il vocabolario. Obiettivo. Creare un tutorial per aiutare i bambini a capire come si cercano le parole nel vocabolario. Strumenti. Videocamera. Vocabolari. Fasi di lavoro. 1. Chiarirsi bene le idee. 2. Creare uno schema. 3. Distribuire le parti. 4. Fare le prove. 5. Registrare. Tipi di vocabolari. Della lingua italiana. Raccoglie tutte le parole della lingua italiana in ordine alfabetico e fornisce le spiegazioni. Bilingue. Traduce i vocaboli da una lingua all'altra. Dei sinonimi e dei contrari. Offre parole nuove, diverse, inconsuete per arricchire il lessico. Enciclopedico. Offre una descrizione di argomenti storici, scientifici, geografici in ordine alfabetico. Online. È un dizionario virtuale che non posso toccare e posso utilizzare solo se sono accompagnato da un adulto. Diagramma di flusso del tè. Start. Avvio dell'operazione. Metti l'acqua sul fuoco. Prima azione da compiere. Bolle? No. Attendi un minuto. Ripeti l'operazione. Bolle? Domanda da farsi. Sì. Versala in una tazza. Seconda azione da compiere. Aggiungi del tè? Terza azione da compiere. Fine. Fine delle operazioni. Questo schema si chiama diagramma di flusso. Serve per far capire l'ordine delle azioni da compiere. Ora creeremo quello relativo all'operazione cercare le parole sul vocabolario. Start. Apro il vocabolario nel punto in cui penso di trovare la lettera iniziale del mio vocabolo. L'ho trovata? No. Mi sposto avanti oppure indietro tra le pagine. L'ho trovata? Sì. Allora guardo la seconda lettera. Poi guardo la terza lettera, guardo la quarta, guardo la quinta, infine leggo la spiegazione. Stop! Ciao a tutti, abbiamo creato un tutorial per aiutare i bambini a usare correttamente il vocabolario. Esistono molti tipi di vocabolario che si utilizzano in modi diversi e per scopi differenti. Vocabolario della lingua italiana. Vocabolario dei sinonimi e contrari. Vocabolario bilingue. Vocabolario enciclopedico. Vocabolario virtuale. Per mettere in ordine le azioni da compiere abbiamo usato un diagramma di flusso. Ecco come funziona. Prima cosa, aprire il vocabolario nel punto dell'iniziale della parola che cerchiamo. Ad esempio, se la parola che stiamo cercando è trafiggere, apriremo il vocabolario verso la fine dove pensiamo ci sia la lettera T. L'ho trovata? No. Mi sposta avanti oppure indietro tra le pagine. Ho trovato la lettera che sto cercando?
ho trovato tradurre. Ma noi stiamo cercando trafiggere. Le prime tre lettere sono uguali, tra e a. La D viene prima della F, di poco però. Quindi ci spostiamo ancora di poco avanti. Ho trovato trasformare. Oh, tras viene dopo la F. Siamo andati troppo avanti. Allora torniamo indietro. Ecco, abbiamo trovato il vocabolo che stavamo cercando. Finalmente, ora possiamo leggere la spiegazione. Trafiggere, trapassare da una parte a parte con un'arma da punta. Lo trafisse con la spada, i chiodi con cui furono trafitte le mani di Cristo. E ora qualche precisazione. Attenzione, non tutte le parole si trovano nel vocabolario della lingua italiana. I verbi si trovano soltanto all'infinito, ad esempio mangiare e non mangio o mangiavano. I nomi di cosa, animale, persona si trovano solo al singolare. Gli aggettivi si trovano solo al maschile e singolare. Buona ricerca! Un saluto!